E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale Signor Shady. Siamo su PES 2016 per continuare il campionato Mastercard a Roma. E è finito il campionato ragazzi, adesso ce ne incominciamo un altro. Siamo al 28 giugno 2018, quindi questo è il quarto campionato che stiamo facendo. E vabbè, in questi 3 anni è andata abbastanza bene. Difficoltà Superstar, nonostante io non sia un grande diciamo un grande giocatore di PES, però piano piano cominciamo a giocare. Allora, intanto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno commentato il penultimo video, insomma il video prima di questo, cioè Byron, Fantamario, insomma tutte queste persone. E adesso vediamo un po' quello che possiamo fare. Quello che possiamo fare con il mercato. Ah, poi ho seguito anche il consiglio sempre di Fanta, di Fantamario. Guardate qui, ho schema di gioco, ho messo un 4-3-3 un po' così, però dovrei modificare diciamo gli esterni. Gli esterni non ci vanno bene ragazzi, perché gli esterni, lui mi ha detto che sarebbe meglio averli, insomma, quelli là che spingono, quelli che corrono veloci veloci veloci. Però noi non ce l'abbiamo ancora. Direi proprio di no, perché Mastur non è un esterno. Martial sì, è velocissimo, possiamo pure lasciarlo. Sì, sì, Martial sì, Mastur è il problema. E adesso vediamo un attimo le trattative. Io ho avviato le trattative per Buffon, altro consigliato da voi. Ho visto che si era ritirato, a proposito, in questa stagione si è ritirato Totti. Finalmente gliela ha fatta ritirasse. E vediamo un po' un giocatore che mi è stato consigliato, che si chiama Teixeira. Lo sto scrivendo, voi probabilmente non vedete niente. Eccolo qui. E però non mi trova nessuno, quindi c'è da correggere il nome. Chi mi ha fatto il nome? Adesso purtroppo non ho i commenti qua a portata di mano. Però chi me l'ha fatto, magari questo nome me lo dicesse più accuratamente, così lo vado a cercare e lo prendiamo. Allora, avanziamo un pochino ragazzi. Poi tocca vedere pure quale Danelli è aumentato a 73. Tocca vedere quanti nomi mi fate per... Ah, questo è l'ultimo giorno della stagione, ok. Tocca vedere quanti nomi mi fate per gli esterni. Mi serve un esterno destro, raga. Ah, stavo provando pure a prendere Tejes, ma dubito lo prenderò, perché ci serve un terzino sinistro. Ma il problema è che per Tejes vogliono 12 milioni e non gli diamo, perché non ce l'avemo tutti sti sordi. Non ce l'avemo proprio. Ok ragazzi, c'era scritto che ci siamo qualificati per l'Europa League. Queste sono le promozioni e le retrocessioni. È in corso la stagione 2018-2019 ragazzi. È ufficialmente iniziata. Incredibile. Finalmente dopo 4-3 anni ce l'abbiamo fatta. Quasi praticamente 4. Allora, abbiamo a disposizione, olè, buono, 30 milioni ragazzi. 30 milioni per il mercato. Ed è tornato Odegaard e Gurregionini. E Xabi Alonso si è aggregato alla squadra. Martial ha delle offerte, ma non ci interessa per adesso. Allora, vediamo un po' quello. Innanzitutto sì, vediamo le trattative. Anche se Martial non lo venderò mai. Per 7 milioni poi. Ma vaffanculo. A che ci danno 4 milioni e 100. Io potrei da... Ah, vedi Tejes ragazzi. Costo di trasferimento solo 8 milioni invece. Se io vendessi a che, Tejes lo prenderei a poco. Non sarebbe male ragazzi. Ragazzi, io a che lo do via. Magari cerco di alzare un po' la loro offerta. No, ho sbagliato. Ok, 65% forse ce la facciamo, speriamo di sì. E Tejes proviamo ad abbassarla, così ci va proprio delusso se ci riusciamo. Ok ragazzi, sono passati un po' di giorni ed hanno accorciato, diciamo, diminuito il costo di trasferimento per Tejes a 6 milioni. E anche a che hanno aumentato leggermente a 4 milioni e 8. Mi sembra che, sì, a 4 milioni e 8, pochissimo. Quindi addirittura di 1,5 milioni ci hanno ridotto il costo di trasferimento. Ci è arrivata anche un'offerta per Drogba. Quindi ragazzi, senza che perdiamo tempo, a che? Accettiamo i termini. 34 milioni. E Tejes ce lo prendiamo a 6 milioni e 7, che è molto più forte di a che.
è molto più forte da Getteyes. Ok, ce l'abbiamo fatta. Jarvis, lo diamo via. Non ci serve. Non ci serve. E Drogba, ci hanno fatto una richiesta di 20 milioni e 200. Che noi rifiutiamo prontamente. Perché io ci voglio puntare su Drogba, ragazzi. Secondo me non è male per niente. Però non mi viene in mente nessun esterno destro. Qua ho scritto Bojan così per cercare. Adesso ce lo cerchiamo così l'esterno destro, ragazzi. Ho una seconda punta veloce. No, vabbè. Esterno destro alto, vai così. Età possibilmente la facciamo un po' corta. Così, 15-20 anni. Un Lamela, ragazzi, non sarebbe male. Non sarebbe male un Lamela. A proposito di Lamela, cerchiamolo un po'. No. Naturalmente lui ha più di 20 anni. Lo cerchiamo. Voi come al solito adesso non starete vedendo niente. Eccoci qua. Vai. Abbiamo solo una probabilità di prenderlo. Mannaggia la miseria. Perché mi sa che ha ingaggiato di recente dalla società. Mazza e culo. Sono proprio sfigato io, raga. Cerchiamoli. Da qua gli esterni destri. 15 e 20 anni facciamo. 20 anni, sì. Andiamo. Vediamo che cosa troviamo, raga. Qui un gioco rinato. Purtroppo troviamo tutti i rinati. Spesso li troviamo. Aleandro Rosi rinato. E che cazzo. Masturo ci abbiamo qui. Beh, ragazzi, mo cerco qualcuno e vediamo un po' quello che ci esce. Ok, ragazzi, allora ci sono arrivate altre offerte. E io ho fatto delle offerte per questi due, per Keita e Origi, che sono state prontamente rifiutate. Tranne quella, vabbè, quella di Origi, per fortuna, 17 milioni. Origi, che è il giocatore che abbiamo anche nella carriera di FIFA, valore di mercato 9 milioni, costo di trasferimento 17. Corcazzo, cioè, non se può. Vorrei vedere però le statistiche di Origi. Come... ah, ok. Vorrei vedere la velocità più che altro. Fa vedere qui velocità 89. Velocità 89, ragazzi. Sarebbe male. Allora, proviamo a fare una cosa. Io riduco. No, 57% addirittura. Mazza che stronzi. Scegliamo un giocatore da scambiare, raga. Proviamo un po' che cosa ci dice. Chi possiamo dargli, ragazzi? Perché di giocatori che potremmo dare ce ne sono, Allora, Drogba, no, non se ne parla. Origi è forte, ragazzi, Odegaard, Odegaard. Sarà un bel duello tra lo scegliere chi far giocare al posto di Odegaard e Morrison. Entrambi molto forti, però ci serve un giocatore tipo lui, insomma, da affiancare nel caso si dovesse far male qualcuno. Lo mettiamo al posto loro. Proviamo così, ragazzi, 57%, non... perché 17 milioni sono veramente tanti. Ok, ragazzi, ci hanno diminuito di quasi 2 milioni l'offerta a 15. Però io potrei ridurre lo stipendio annuale. Questo sì. Proviamo. Vediamo un po'. E poi, raga, Rice. No, no, questo... dovrei vendere un portiere, invece. Major, vediamo. Ok. Andiamo avanti, raga. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Quindi l'ingaggio è stato ridotto di 178.000. Pochissimo. Ma noi Origi ce lo prendiamo. Ho deciso, ragazzi. Ci punto. Così come ci ho puntato sulla cavolo di carriera di FIFA 16, ci puntiamo anche qui. E voglio prendere Zuma, perché è fortissimo. Però gli voglio ridurre il costo di trasferimento e lo stipendio annuale 77%. Quindi va bene. Speriamo, perché lo possiamo prendere già 8 milioni, speriamo che ce lo calano di tanto, così riusciamo a fare un bel acquisto, un bellissimo acquisto, ragazzi, se ci riesce. Vediamo un po' cosa succede.
Olè ragazzi, 7.422.000 ragazzi, accettiamo, 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 assolutamente sì. E ci restano 6 milioni e 6, io direi di star così calmi perché abbiamo fatto un acquisto in attacco, un acquisto a centrocampo e un acquisto in difesa. E a mio malgrado decido di continuare con Abbiati in porta ragazzi, perché è cresciuto, sta a 74, quindi noi ci proviamo. Con Abbiati anche quest'anno gli diamo fiducia. Abbiati, tasci sua, ci ha fatto un sacco di paperate, però possiamo andare, io direi, alla prima partita o amichevole o di campionato, mo vediamo che cosa ci fa fare e ci buttiamo in partita, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi, alla prima partita di campionato contro l'Air Black White, ce l'abbiamo sempre verso le prime partite, ce l'abbiamo sempre l'Air Black White noi, ogni campionato. Adesso vediamo un attimo la formazione, prima di tutto, aspettate un attimo. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Titolari. Zuma ce l'ha già messo. Tejes ce l'ha già messo. Martial ce l'ha tolto. Ma io tolgo Mastur. E mettiamo Martial lì. Origi lo lasciamo qua. Drogba 83. È salito come una bestia. Arcas. Ødegaard. Morrison sta in panchina. Xabi Alonso. Allora ragazzi, dobbiamo decidere. Adesso io vi faccio delle proposte. Dobbiamo decidere tutti quanti, cioè voi mi dovete dire chi mandare in prestito tra Xabi Alonso, Morrison e Mastur. Uno di questi tre deve andare in prestito, ragazzi, perché sono tre posti, sono troppi. A me me ne bastano due, in panchina, a centrocampo. Sono troppi, ragazzi. Quindi tra Xabi Alonso, Morrison e Mastur. E anche tra Gurreggiolini e Sanabria, ragazzi. Io però direi di rimandare Gurreggiolini in prestito, mi sa. E va bene ragazzi, io direi di cominciare così, con Ødegaard lo proviamo lì, visto che è tornato dopo un anno di prestito. Arcas 81, è una bestia. Giochiamo ragazzi, andiamo in partita. Eccoci Devi tornare a giocare. ragazzi, alla prima partita di campionato, del nuovo campionato che speriamo vada bene, anche perché, Cerca di attenzione, sfruttare lo siamo partiti spazio sulla subito fascia. a bomba. No, Conclusione. cazzarola, ho sbagliato a tirare, e vabbè, siamo partiti a bomba. Del nuovo campionato, anche perché Questa quest'anno, squadra ragazzi, resiste e fa siamo in finta di resistere Europa. In come Europa League, potrebbe. non vedo l'ora di Abbiamo anche giocarla la ambizioni prima enormi. partita, sinceramente. Non vedo proprio Vediamo quale l'ora. La compagno cercherà di raggiungere con questo mettiamo gol. così, eh. Vediamo se va bene. Attenzione. Occasione! E c'è il colpo di scena! Martial! Pensavo che era Ripartita andata la partenza fuori la fulminante. palla. C'abbiamo il Guardiola trio rimessa nero palla là vicina. davanti. Le tre Terzino frecce ancora nere, Ødegaard. mamma mia. Un attacco veramente molto nero. È molto centimetroso, c'hanno tanti centimetri là davanti. If you know what I mean. Ok, Arriva ragazzi, è Insigne finito il primo per tempo. Non è abbassare successo l'angolo. niente di che dopo il Ritrova la gol. squadra per il vantaggio Assolutamente con niente. un'opportunità Però chiara. Determinante stiamo giocando Insigne che abbastanza bene. ritrova Devo il dire che con il pallone modulo mentre mi ci Insigne trovo. È riesce a molto più sostenerlo. facile girare il pallone. C'aveva ragione Fanta 1-0 Mario. dopo il primo tempo. Grandissimo. Magari quest'anno è la volta Vantaggio di buona, ragazzi. 1-0, una palla Speriamo, sulla speriamo certezza di non veramente bene. dimenticarsi il gol e continuare a fare Mi i sono conti stufato di come se fossero ancora sullo giocare 0-0. e non vincere. Vai Drogba. Si è cagato un'altra volta. Oh, no, non me l'aspettavo. E niente, sì, siamo cagati quelli. Vabbè, siamo tornati noi, ragazzi. Siamo tornati noi. Può No, giocare con no, lo no. spazio. Ci prova. E insacca. Non ci credo, mi hanno bucato. Tantissimo. Sono di nuovo in parità. Ve l'ho detto che siamo tornati Non ha noi. sbagliato. Ha Ve l'ho battuto il detto che siamo portiere. tornati noi. Bellissimo giro. Ai 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 ai. Dai, non Insigne. molliamo. Di nuovo in Non è parità. successo Sono nulla, di nuovo in parità. Sarà eh. Non è interessante successo vedere se nulla. manterranno. Oh, è fallo. E scusa. Qui facciamo tirare. Vicinissimi, Proviamo con ma chissà, Arcas. ci Che si fa il sente da portiere, bene a provarci. oh. Vai Arcas. Vediamo che cosa ci combini. Niente. Ci ha combinato proprio niente. No. Cazzo fate. No. E ne è fallo quello. Scusa.
Ma di mortacci. E vabbè ragazzi, abbiamo pareggiato la prima partita. Ci facciamo pure la seconda, che dite? Sì, ma facciamoci pure la seconda, dai. Aspettassero di più dalla partita. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano. Eccoci qui, raga. Alla prima in casa, alla prima in campionato in casa per noi, ci poteva stare il pareggio contro l'Air Black White fuori casa. E va bene, prendiamola con filosofia senza incassarci troppo. Ricordo che con l'Empoli ci abbiamo sempre fatto dei risultati un po' di merda, che abbiamo rosicato veramente tanto con l'Empoli. Attenzione Origi, mettila in mezzo Drogba. No. Va bene, va bene, dai, siamo partiti abbastanza bene. Il problema è che pure l'altra partita siamo partiti bene, però poi ci hanno buttato, insomma, avete capito. No, avevo segnato, regà. Ma è fuori gioco. Guarda Drogba che fa finta di... No, no, che è successo, che è successo? Grande Drogba. Dai, cazzo, bella. Vai Drogba. Non ci credo, non ci credo. Ma come l'ha stoppata? Come l'hai stoppata, Robino mio? Sei grande, però, sei grande. Vai il tiro! No! Oddio! Non ci credo! Traversa, ragazzi, all'ultimo. Andiamo al secondo tempo. Che sfiga, però. Dai, metti una bella in mezzo. Dai, metti una bella in mezzo. Ecco, dacci tua. Cross più brutto degli ultimi 30 anni. Cerca la profondità. Dai! Dai Drogba! No, palo! RT! Drogba! Dai, è così! Grande Drogbino! Grande Drogbino! Con la terza gamba! Grande gol, raga! Meno male, se l'era pure cagato mezzo mezzo, che ha preso un altro palo, però va bene, va bene! L'importante è che si segna! Dai che è quasi finita, dai che è quasi finita! Dai che è quasi finita. Guarda, ce fanno i falli, ce fanno i falli. Che è Florenzi questo? A stronzo, l'anno scorso mi hai segnato. Anzi, 2 anni fa mi hai segnato e mi hai fatto perdere la Champions League per pochissimo. Brutto bastardino. Però non fa niente perché quest'anno ci arriviamo noi. Ci arriviamo sicuro. No, fategli il fallo che se mi segna rosico. Buona, buona, è nostra, non è vero. E finisce qui ragazzi, abbiamo vinto. Adesso ci andiamo a vedere quale partita ci aspetta nel prossimo episodio, perché sono curioso, mi sa che abbiamo la prima partita di Europa League. E quindi il prossimo episodio non si può perdere, cioè non si può proprio non vedere. Si deve vedere, per forza si deve vedere l'episodio dove c'è la prima partita in Europa dopo 4 anni. Allora, questo è il giorno delle trattative, ma a noi non ci frega niente. Vediamo un po'. Aspettiamo 3 secondi. Aspettate, perché mi dà il segnetto della coppa. Adesso vediamo. Ah no, non c'ho il miglior giocatore in Europa. Allora non ci frega niente ragazzi. Vabbè, ci possiamo salutare qui. Ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene raga, bella. Neymar, sei uno stronzo.